Come tutti avrete visto, il film è fatto con i filmini di famiglia, i filmini che giravano i padri, oppure quei tanti personaggi, questa specie di playboy da spiaggia che giravano i filmini d'estate per guardarseli con le ragazze straniere, guardarseli poi d'inverno in salotto e compiacersi. E che sono pezzetti straordinari, ma in questo archivio che c'è a Bologna, che raccoglie migliaia e migliaia di filmini di famiglie che altrimenti sarebbero andati persi, come vanno persi nelle cantine, non ci sono più le macchine da proiezione, nessuno più ci bada, e sono documenti straordinari, però estremamente ripetitivi. Sono tutti uguali, bambini che scavano buchi nella spiaggia, bambini che nascono, bambini che fanno la cresima, il tuffo in acqua. È come se ci fossero alcune cose degne di essere riprese che vengono riprese, appunto. E quindi ne ho visti tanti, ho avuto degli ottimi aiuti che hanno cercato e li abbiamo messi insieme. Questo è un collage. Ecco, al quale è stato dato un commento, avete sentito, era la mia voce, il testo che ho scritto, altrimenti non stanno insieme, è quello che lega. Il fenomeno dell'estate al mare, delle vacanze al mare, è un fenomeno recentissimo, quello che dico nel film, che dice il film, è la verità. Di fatto è dagli anni 50 che si va un po' in massa al mare. Qualcuno ci andava anche prima, ma in genere era per scopi salutari, il medico ordinava un po' di mare, ma dagli anni 50 è diventata una cosa generale e un po' obbligata, tanto che ha creato questa industria ammirevole di questi posti, ammirevole e anche stupefacente. E allora, come è nata circa 50 anni fa questo fenomeno? Le nostre nonne o bisnonne non avevano neanche in mente di andare al mare, non parlo delle civiltà precedenti che il mare non interessava, le ville degli antichi romani li costruivano sulle cime, a Capri, la villa di Tiberio e sulla cima di uno dei due monti di Capri, e a Tiberio l'imperatore credo che non venisse neanche in mente di andarsi a bagnare, era un po' una disgrazia finire nell'acqua salata, prendere il sole. Quindi è un fenomeno di una certa epoca e io sono sicuro che fra 100, 200 anni, 300 anni guarderanno a questo fenomeno con stupore, come un'epoca in cui la gente si andava a cuocere, si esponeva al sole, ma perché lo facevano? Come noi guardiamo con stupore, non so, il Colosseo e le battaglie con le belve, che non capiamo, anzi diciamo cose sanguinarie, ma come facevano? Così diranno, ma come facevano a ustionarsi? Che gusto c'era? E allora tutta questa voce è stata pensata come se ci fosse uno zoologo della BBC fra 200 anni che avrà questi documenti, questi stessi documenti sopravvissuti, e cercherà di ricostruire cosa era successo equivocando, perché il commento è tutto. Poi è come uno che non capisce il fenomeno mentre lo commenta, lo descrive, è preciso, ma non capisce perché succede. Allora lo attribuisce a istinti genetici di riproduzione, paragona agli uccelli palustri del Nilo, eccetera, eccetera. E quindi è una voce che equivoca, che prende un abbaglio, che sbaglia, ecco, e allora si crea un po', ecco, la cosa che a me piace in generale, una certa distanza tra delle immagini consuete, ben note, e un commento certo che vuole essere colto, distaccato, come da un altro pianeta, un po' come se uno guardasse questo fenomeno e non ci appartenesse.
dire una cosa banale che forse ti può anche infastidire, Ermanno Cavazzoni ha vissuto, cioè quella è una ragione per cui io credo che, cioè io la persona che invidio più al mondo, perché lui ha vissuto a fianco di Fellini per tanto tempo, quando Fellini ha fatto appunto un film che è stato ricavato da una sua opera. La sua opera si chiamava Il poema dei lunatici e il film di Fellini è La voce della luna, ma in quell'ultimo momento di animali di questo ragazzo che vede il circo, c'era qualche cosa di sentore felliniano, così come un sentore all'inizio, i primissimi minuti mi ha fatto venire in mente La nave Varco, quel bianco e nero con la voce del giornalista che si chiama Orlando, non so se te lo ricordi, che commenta da giornalista la cosa. Non ci hai pensato, solo una cosa che dico io adesso qui per farti parlare, insomma, per farti parlare di quell'esperienza. Sì, a queste cose esattamente non ci ho pensato. A Fellini abbiamo parlato tanto, a lui il maschio, il playboy da spiaggia di quando era giovane o così, lo adorava, era un suo personaggio. Credo abbia fatto anche dei brevi filmati dove lui mi raccontava, non l'ho mai visto, di riprese che aveva fatto di un playboy riminese di queste parti, che aveva una tecnica di mettersi una piuma tra due dita e mentre ballava con la ragazza la sfiorava con la piuma, e questo sembra fosse una ricetta con successo garantito, ecco. No, il film, se vedete, è una giornata, incomincia al mattino e finisce con l'alba. Ed è una giornata prima tutta tumultuosa, poi questa notte un po' orgiastica e ossessiva, e poi quel personaggio, ecco, quello, non so se qualcuno ha citato, sono solo delle mie, quel personaggio che il gruppo butta in acqua, che è una bellissima scena, l'ho trovata, di questo un po' più pallido degli altri, che gli altri trattano male, fanno vedere che hanno più forze, lo buttano in acqua e resta lì come se fosse la giornata di quello, che compare per 3 secondi e che dopo ricompare con un'altra faccia, ma è sempre il maschio sfigato col quale mi trovo proprio in completo accordo e per il quale sto, ed è la sua giornata che finisce così, un ritorno a casa, e casomai assomigliano un po', forse questo mi era capitato in mente, quei ritorni a casa che ci sono nei vitelloni di Fellini, quelle notti passate, adesso era un'altra epoca, anni 50, quindi non c'erano i divertimenti, non c'era tutta questa industria del divertimento, ma c'era questo ritorno a casa dopo una notte inutile. E questo è completamente diverso, ma questo per esempio l'ho sempre avuto un po' in mente. Adesso, questa è l'altra cosa fondamentale di questo film e che lo tiene su in piedi, è la musica. La musica, qualcuno forse se n'è accorto, è lo Stabat Mater di Pergolesi, riarrangiato in tanti modi, anche in forma di disco musico, le varie sequenze sono riarrangiate ed sono state eseguite da Vincenzo Vasi, Valeria Sturba e Giorgio Casadei, che adesso dal vivo eseguiranno alcuni pezzi interi delle musiche del film.